cosa le vorrei nome, cognome, data di nascita e segno zodiacale. Fiuco. Quindi lei è venuto qui perché ha un problema. Penso controlleremo anche quello. Poi ho bisogno di sapere il suo colore preferito. Vorrei sapere inoltre se di solito in inverno indossa sciarpe. Adesso io la faccio un attimo aspettare e Salve, piacere, dottoressa Chiara, come la posso aiutare? Posso aiutare anche con lo stress. La mia segretaria mi ha detto che lei si sente il viso più piccolo. Ma lei sapeva le misure che aveva prima. Allora io comincerei subito a misurare. Ok, allora io comincerei subito a misurarglielo, d'accordo? Qui ho per vedere se c'è qualcosa che mi sfugge, oppure comunque le dico le misurazioni, così mi dice lei se corrispondono più o meno a ciò che sapeva prima. D'accordo, d'accordo. Allora mi avvicino un altro pochino e cominciamo dal naso. Adesso andiamo a misurare la distanza tra gli occhi, ok? Quindi 0,8 centimetri, un occhio e 0,8 anche nell'altro. Ora apro bene la bocca.
misuriamo la lunghezza della fronte, ok? Questo magari potrebbe essere un pochino più alto rispetto al solito, di certo non più piccolo, ecco, perché magari cominciano un po' le stempiature. Quindi, da qui, ecco qui, abbiamo un 3 centimetri, no, no, aspetti, l'altro non è possibile, 6 centimetri e uno di fronte. E adesso larghezza della fronte 12,3. Mi risulta molto bene. Allora possiamo continuare, ok? Mi diceva poi che ha un problema agli occhi. Va bene, allora adesso le faccio un test, le deve seguire il mio dito, ok? Occhi fissi sul dito, non muova nessun altro. Diventa un pochino più difficile. Molto bene. Molto bene. Ok. Adesso mi dica quando sparisce, ok? Allora, adesso prendo anche una luce, ok? E lei stia fermo. Un pochino. Perfetto, ora adesso aspetto un attimo che mi appunto tutto, ok? Le ho chiesto che lavoro fa, la mia segretaria. Ok. Ok.
mi hanno detto insomma che lei ha anche qualche problemino ai denti, quindi andiamo a controllare anche lì, ok? Quindi vado a mettermi i guanti. Uno si è rotto, quindi ho dovuto cambiare il lilla, però in questo colore è molto rilassante. Cosa ne dice? Ok, allora andiamo un attimo a vedere. Andiamo un attimo. Apra bene, 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 bene. Ok. Allora. Io non vedo nulla. Sono abbastanza tranquilla nel dirle che i denti va tutto bene. Adesso vado a segnare. Mi scusi, le sono stati tolti, giusto? Solo due, quelli superiori, ok? Quelli inferiori non sono mai cresciuti, giusto? Quanti anni fa? Allora io adesso la vedo un po' accaldato, quindi io volevo darle questo spray. Super rinfrescante, lo do anche a me. Esatto, sa di pesca. Molto buono. Ok. Prima di procedere a una terapia farmacologica, volevo suggerirle alcuni metodi non alternativi, alcuni metodi molto più blandi, ma assolutamente che funzionano per se insomma è uno stress non troppo forte o semplicemente un po' di insonnia dovuta al caldo, così. Le volevo consigliare di prendere una tisana la sera. Questa ad esempio.
con erbe di montagna, una miscela di erbe selezionate sapientemente composte per un'infusa aromatica gradevole per ogni ora del giorno. E dentro come siete, sono tutti molti ingredienti che aiutano il rilassamento, sono calmanti, sono distensivi. Abbiamo la melissa, la verbena, la camomilla, il tiglio, il timo, l'erba citronella e la salvia. Oppure, certo, li mettiamo, come no. Oppure possiamo avere questa marca si chiama Kapper e questa tisana in particolare si chiama Zen Balance. È fatta appunto per periodi un pochino stressati e dentro ha lemongrass, eucalipto, insomma, se il suo stress è dovuto a una questione, il suo malessere è dovuto a una questione più di insonnio, di stress. Se vuole raccontarmi, intanto prendo un po' appunti, ok? Intanto lei mi dica, si apre, ok? Fino a 3. E quindi lei cosa ha fatto? No, lo capisco, non si preoccupi. Sono qui apposta. Quindi questa cosa dura da un anno e lei non è ancora andato dal medico. No. Quando la cureremo, se poi si ripresenterà, deve subito venire da me, ok? Le consiglio la seconda tisana. Inoltre le consiglio degli antistress. Posso avere delle palline di questo genere? Stia meglio.
avere anche un profumo. Questo profumo viene direttamente da Ischia. Una spruzzatina sul cuscino prima di andare a dormire, questo contiene acqua termale di Ischia con proprietà appunto terapeutiche. No, non so cosa contenga di altro, nel senso che nota di testa, di cuore, di fondo sono segreta. Brevettate, non si possono sapere per ora. Però fantastico, lo consiglio a tutti i miei pazienti che soffrono di stress come lei. Ok. Allora adesso lei dica anche un secondo appuntamento con me per controllare un pochino come vanno le cose, ok? Molto bene. Allora io la ringrazio di aver posto fiducia in me e le auguro intanto di passare un periodo stupendo, ok? Le auguro di riuscire che questi metodi anche funzionino.